Le dinamiche sono ancora da chiarire, ma un fatto è certo di quanto è accaduto questa mattina in un istituto di formazione in via Moretti a Milano. 6 persone sono state ricoverate in ospedale dopo essere rimaste intossicate perché nell'ambiente era stato diffuso spray irritante, verosimilmente al peperoncino. 18 ragazzi più 2 insegnanti che hanno accusato della lieve irritazione alla gola, agli occhi e con dei colpi di tosse. Il personale del 118 li ha visitati tutti quanti, 6 si è deciso di fare ulteriori approfondimenti clinici inviandoli in codice verde alle strutture ospedaliere. L'allarme è scattato dopo le ore 11, presenti nelle aule 37 persone, per lo più studenti fra i 14 e i 19 anni. Un altro caso che colpisce il mondo dell'istruzione a poco più di un mese dall'inizio dell'anno scolastico. Abbiamo fatto il monitoraggio degli ambienti per determinare l'eventuale presenza di sostanze tossiche. Non abbiamo riscontrato nulla al riguardo, abbiamo ventilato tutti i locali, tant'è vero che successivamente, d'accordo con il preside, i ragazzi sono rientrati. Resta ora da dissolvere la nube degli interrogativi sulla dinamica di quanto accaduto.